Procediamo con l'appello. Adduce. Presente. Andezza. Presente. Alba. Presente. Trombetta. Presente. Rubino. Presente. Cotugno. Presente. Tralli. Presente. Scarola. Assente. Bianchi. Presente. Rondinone. Assente. Montemurro. Presente. Paratufolo. Assente. Paradiso. Presente. La Polla. Assente. De Palo. Presente. Massari. Assente. Acito. Presente. Assenzio. Presente. Paterino. Presente. Sardone. Presente. Morelli. Presente. Lionetti. Presente. Fiore. Presente. Cotugno. Assente giustificato. La Macchia. Assente. Morea. Presente. Tosto. Assente. Erniola. Presente. Angelino. Assente. Tortorelli. Assente. Picciello. Presente. Toto. Presente. Caputo. Presente. Andezza Carlo. Assente. D'Andrea. Assente. Manuello. Assente. Cosola. Assente. Mazzilli. Assente. Pedicini. Presente. Nicoletti. Assente. Rosmarino. Presente. Con 25 presenti c'è il numero legale, dichiaro aperta la seduta. Prego, consigliere Paterino. Colleghi consiglieri, devo fare una comunicazione che relativa a, insomma, alla situazione, alle vicende che in questi giorni mi hanno interessato. Nei giorni scorsi il sottoscritto, in qualità di componente del gruppo consiliare Italia dei Valori, è stato oggetto di aggressioni e calunnie da parte di esponenti della segreteria provinciale del partito. Alle calunnie vanno aggiunte anche le affermazioni e i comportamenti del Presidente del Consiglio Comunale, pure dell'ITV, che nella circostanza non ha mantenuto un atteggiamento consono al ruolo istituzionale ricoperto. In violazione delle norme statutarie nazionali e regionali vigenti, con un semplice telegramma la segreteria provinciale mi comunicava l'espulsione dal partito, provvedimento che autorevoli esponenti nazionali dello stesso partito ritengono del tutto nullo, carta straccia in buona sostanza. Tale ignobile atto si è consumato come ritorsione nei miei confronti per il solo fatto di non essermi piegato alla nomenclatura del partito, rispetto al quale rivendico la mia autonomia di pensiero, di azione e di comportamento, sempre però coerenti con i valori fondanti del partito e con gli impegni assunti nei confronti degli elettori. È doveroso da parte mia ringraziare tutti i consiglieri comunali, le segreterie provinciali di alcuni partiti, i tanti cittadini che hanno espresso la loro piena e totale solidarietà, condannando fermamente il comportamento antidemocratico e la gestione personalistica e settaria del partito a livello locale. Gestione lontana dalla mia cultura politica e che evidentemente riflette mentalità e metodi acquisiti in altri partiti, già bocciati definitivamente dai cittadini. Per chi non l'ha capito, parlo dell'Udeur. Il gruppo consiliare dell'ITV, pedine al servizio dell'apparato di partito, su precise direttive della segreteria provinciale, in violazione del vigente regolamento e alla giurisprudenza consolidata in materia, senza procedere ad una formale convocazione del gruppo, senza il rispetto delle norme di garanzia formali, procedurali e sostanziali nei confronti del sottoscritto, procedeva all'esclusione dalla partecipazione a pieno titolo alle commissioni consiliari permanenti. Ho fatto rilevare tempestivamente al Presidente del Consiglio, al Segretario Generale,
al sindaco, ai presidenti delle commissioni consiliari, con apposite note, l'illegittimità del provvedimento adottato, evidenziando inoltre che il partito di riferimento, estraneo all'organizzazione del Consiglio Comunale, non può imporre modifiche interne al gruppo consiliare e non è possibile estromettere un consigliere da tutte le commissioni, neanche con una maggioranza qualificata. E vi porterò le sentenze della Corte Costituzionale che dimostrerà che il partito della legalità è diventato in questa provincia il partito delle regole violate. Infatti i consiglieri comunali, una volta eletti, rappresentano l'intera collettività e quindi, rispetto al gruppo, il partito non ha alcun effettivo potere legale. In assenza di un apposito regolamento che disciplina l'attività e il funzionamento dei singoli gruppi, è possibile, dice la legge, applicare in via analogica norme giuridiche dettate per fattispecie analoghe. Nel caso specifico quelle contenute nei regolamenti parlamentari che invito a leggere. Inoltre è stata fatta rilevare in Commissione Bilancio dal consigliere Toto che anche le sostituzioni e le modifiche dei componenti delle commissioni per essere efficaci devono essere preventivamente ratificate dal Consiglio. C'è un parere del Ministero dell'Interno a riguardo. E anche, diciamo, in quella sede di quella commissione, il segretario comunale ritenne opportuno che anche il Consiglio Comunale, così come ratifica le designazioni, dovrebbe anche ratificare, ma questa è un'altra storia. Avrei potuto chiudere questa squallida vicenda passando ad un altro gruppo consigliare o confluire nel gruppo misto, ma ora ritengo giusto e necessario fare questa battaglia all'interno del gruppo di appartenenza, anche per evidenziare i comportamenti non conformi alla legge, sottolineo alla legge, che si sono consumati con il silenzio e molto probabilmente con la complicità di organi istituzionali. Se non interverranno fatti nuovi, tuttavia non escludo di prendere le conseguenziali decisioni. È mia intenzione comunque portare l'intera vicenda nelle sedi opportune per evitare tali abusi che in futuro possono ripetersi. Al riguardo sto predisponendo una puntuale proposta di modifica al vigente regolamento al fine di garantire il diritto ai consiglieri comunali eletti alla partecipazione a pieno titolo ai lavori delle commissioni permanenti. Ho ritenuto, anche se a voi può sembrare un fatto privato, invece non è privato perché qui attiene alla democrazia, al diritto di un consigliere eletto di rappresentare, di svolgere pienamente e fino in fondo le proprie funzioni. Dunque concludo il mio intervento e chiedo scusa per il tempo che faccio perdere al Consiglio, di rendere ufficialmente noto al Consiglio la gravità di quanto accaduto, in quanto presenterò nei prossimi giorni una puntuale e dettagliata mozione di sfiducia nei confronti del Presidente del Consiglio, che in questa vicenda ha dimenticato la specificità del suo ruolo, atteso che il Presidente, una volta eletto, assume un ruolo istituzionale, pertanto in tale veste deve garantire l'effettività dei diritti a ciascun consigliere comunale, dovendo sempre operare in un ambito estraneo alla politica di parte, così come invece ha fatto il nostro Presidente del Consiglio. Chiedo scusa e ho concluso per ora l'intervento. Grazie consigliere Paterino. Per fatto personale, perché chiaramente su questo punto non si apre il dibattito, essendo una cosa che non sta all'ordine del giorno, e per fatto personale poi risponderà anche il Presidente del Consiglio, anzi nel momento non ho neanche bisogno di rispondere per fatto personale, nel momento in cui leggeremo le carte, se mai le porterà, risponderò. Prego consigliere Sardone. Grazie Presidente. Quale fatto stato... personale? Prego, consigliere Sardone. Adesso c'è il mio intervento. Allora, avrei voluto evitare di parlare di questo argomento perché tiene alla vita interna del nostro partito e pertanto avrei preferito lo stesso riservo. Posso? Da capo. No, niente, ma non si sente ancora. Questo è il boicottaggio di Paterino. Si sente? Si sente? Allora dicevo che avrei voluto evitare di parlare di questo argomento, poiché attiene alla vita interna del nostro partito e pertanto avrei preferito lo stesso riservo e rispetto che noi adottiamo quando sui giornali si legge delle intemperanze interne
ad altri partiti. Tuttavia, poiché l'IDV ed io personalmente siamo stati chiamati in causa, chiedo di rispondere per fatto personale. Al di là di tutte le sciocchezze sentite da più parti in questi giorni sull'argomento, il consigliere Paterino, dopo che è stato svolto il regolare iter previsto dallo statuto del nostro partito, per motivazione... Ti prego, almeno io non ho interrotto, quindi... Vabbè, no, io non lo so se... No, questo, se ti stai zitto, fai un piacere. Quindi, il microfono non c'è problema, da dietro possono dire quello che vogliono, si sente solo la sua voce. Grazie. Okay, grazie. Quindi dopo che è stato svolto il regolare iter previsto dallo statuto del nostro partito, per motivazioni che non attengono a competenze di questa assemblea, è stato escluso, assieme ad altri, dall'IDV. Tale esclusione è stata detta tuttora, nonostante un disinformato chiacchiericcio che vi è stato, assolutamente legittima e confermata dagli organi nazionali deputati, che non sono evidentemente rappresentati dal senatore Belisario, il cui intervento non ha modificato di una virgola i fatti e le circostanze. E pertanto, fermo restando il diritto di Paterino di opporsi nei modi dovuti e non certo su cucurucù, cosa di evidente basso profilo ed atteggiamento che si commenta da solo e sarà oggetto di azioni di tutela che potrebbero avere risvolti non graditi per qualcuno. Nessuno ha mai pensato di negare a Paterino il diritto di partecipare alle commissioni ed esprimere liberamente il suo dotto parere, come ha sempre fatto. Anzi, direi che lo ha fatto troppo liberamente per chi vuole oggi restare abbarbicato all'IDV con una resistenza che ricorda quella del famoso ultimo samurai, samurai già abbarbicato su un'isola non sapendo che la guerra è finita. Ma nessuno, in nessun modo, se non ledendo i nostri diritti, può imporci di essere da lui rappresentati con un voto che troppo spesso è stato dato più per favorire altre tesi, magari da perfetto Cicero pro domo sua, piuttosto che quelle da noi sostenute. Resta inteso che chiunque voglia cedere a Paterino fette della sua sovranità, sentendosi con lui in perfetta sintonia, lo faccia accogliendolo nel suo partito e non parlando di malintese solidarietà. Se ciò accadesse, saremo i primi a complimentarci per il loro nuovo acquisto, come abbiamo fatto alla provincia con il presidente Stella, che lo considera evidentemente a lui vicino, al punto da gratificarlo con un assessorato che non è il nostro. Intanto che ciò accada, evidenziando solo per amor di discussione che l'unica cosa che è venuta a mancare nelle prerogative di Paterino è il gettone di presenza alle commissioni come nostro rappresentante. Ma noi non possiamo credere e siamo sicuri che così non è. Che queste cose... Presidente, per cortesia, non è possibile. Paterino, quando ha parlato lei non è intervenuto nessuno. Sì. Prego, prego, consigliere Santoro. Ci sentiamo di consigliargli di evitare di usare ancora il simbolo ed il nome dell'IDV, perché questo non sarebbe lecito e sarebbe foriero, senza dubbio alcuno, di azioni tese a tutelare il nostro diritto e quello del nostro partito. Chiederemo al Comune di Matera, rivolgendo una richiesta formale, di avere tutti gli atti delle commissioni, poiché riteniamo elemento di illegittimità tutto ciò che dopo la esclusione di Paterino dal partito fosse stato approvato, eventualmente con il suo voto, dato per conto dell'Italia dei Valori, di cui, ribadisco, non fa più parte. Queste motivazioni confermo che a rappresentare l'IDV nelle commissioni, oltre al sottoscritto, sarà il consigliere Morelli, mentre fino a prova contraria, con buona pace di chi non sa occuparsi dei fatti propri, consigliamo ai presidenti delle commissioni permanenti comunali, di cui faceva parte, di fare attenzione ad ammettere Paterino in qualsiasi contesto quale rappresentante dell'IDV, poiché potrebbero risponderne personalmente, oltre ad invalidare, cosa che chiederemo sistematicamente se dovesse accadere, le decisioni che fossero prese con il suo voto. Consigliamo infine a tutti di moderare i toni e le parole su questo argomento, poiché se ancora, anche se anche una sola volta, travalicheranno i limiti della decenza sul piano personale e della lecita critica politica, i loro atti non sarebbero privi di conseguenze. Guarda, non fosse altro per l'educazione. Non fosse altro per l'educazione.
Allora, è solo una questione di educazione. Infine chiedo alla Presidente del Consiglio di chiudere qui questa discussione, evitando ogni ulteriore intervento su questo argomento, non essendo la cosa di competenza di questo Consiglio Comunale, che di ben altro importante deve occuparsi. Grazie. Grazie consigliere Sardone. Passiamo al primo punto all'ordine del giorno. Legge 179-92. Presidente, la questione non è assolutamente personale. Consigliere Acito, non si fa dibattito. Non si fa dibattito su questo. Se non ci dà la parola, ci alziamo e ce ne andiamo. Non si fa dibattito. È stata citata la lista Stella e io ho il diritto di difendere la lista Stella. Non può parlare, non può parlare, non è oggetto di dibattito. Passiamo al primo punto all'ordine del giorno, segretario. Non è all'ordine del giorno, quindi devi parlare. Il segretario, prego segretario, può parlare? Ma di che stiamo parlando? Si può fare un dibattito su una dichiarazione di un consigliere che non è al punto all'ordine del giorno? Che cosa? Io chiedo il parere al segretario, si può discutere di questo argomento, segretario? Ma di che cosa? Qual è l'argomento? Ma qual è l'argomento? Ma qual è l'argomento, chiede il segretario, di che cosa? Non c'è argomento. Allora avete a fare una discussione sul piano politico, mettetelo all'ordine del giorno, una discussione generale, però non è che possiamo fare. Però ditelo al microfono. Segretario. Però a questo punto, cioè, o ci diamo delle regole, diversamente sulla base di quelle che sono state le dichiarazioni fatte dal consigliere che interessano, come dire, tutto il consiglio, si può anche stabilire di iscrivere al prossimo consiglio un argomento riferito alla situazione, insomma. Diversamente non lo so, insomma. Lo decide? Ma non nell'immediato, quindi decideremo, si deciderà se al prossimo consiglio si deve discutere delle questioni. La lista Stella è dichiarata direttamente dall'ingegner Sardone, perché io ho il diritto politica, di replicare in difesa della lista Stella. Rispetto ai punti. Comunque, allora. La situazione politica e si fa. Non è iscritto, infatti ho chiesto apposta al segretario, siccome non è iscritto all'ordine del giorno non si può parlare. Voglio. Dottore, Gianfranca. Dove sono la discussione che segue l'ordine del giorno? No, le discussioni, come avvengono le discussioni? Solo i punti scritti all'ordine del giorno. Quando siete possibile, ma un poco più vicino.
dico, ma non è una questione che... No, scusi. Come dice? Scusa. Come dice il regolamento? Ma è politica. Sulle... Ma dove? Ma non esiste proprio la cosa della discussione politica, non c'è proprio scritto. Qua dice, nessuna proposta che non sia attinente agli argomenti posti all'ordine del giorno può essere sottoposta alla discussione e alla deliberazione del Consiglio se non è iscritta all'ordine del giorno, tranne questioni di eccezionale urgenza che vanno votate dal Consiglio Comunale e che non comportino comunque pareri di regolarità tecnica. Ma perché? Siamo in una questione di eccezionale urgenza che deve essere votata. Ha ragione lei. Ma non esiste proprio. Questioni di eccezionale urgenza. Ma perché? Che vanno votate, perché qui si vota, ma che cosa si vota? Amico? Qua non esiste votazione. Se accendono un po'. Vabbè, vai a votare. Senti, qua in italiano c'è scritto questioni di eccezionale urgenza che vanno votate, cioè delibere urgenti, non significa che l'urgenza non quali vanno votate, le quali vanno votate, cioè che vanno votate per l'immissione all'ordine del giorno, capito? Che non comporta. No, secondo me qua significa tranne questioni di eccezionale. Allora, consiglieri, sospendiamo per fare un incontro di capigruppo con il segretario generale per esaminare la possibilità che si discuta o meno di questo argomento. Sospendiamo 10 minuti. Sì, no, no. I capigruppo sono invitati a venire qui. Riprendiamo il consiglio. Ella voglio venire, lì c'è un altro problema che io Adduce. Presente. Antezza. Alba. Assente Antezza. Trombetta. Presente. Alba presente. Trombetta sì. Presente. Rubino. Presente. Cotugno. Presente. Tralli. Tralli c'era, se n'è andato. Assente. Scarola. Assente. Bianchi. Presente. Frontinone. Presente. Montemurro. Presente. Taratufolo. Presente. Paradiso. Presente. La Polla. Presente. De Palo. Presente. Massari. Assente. Acito. Assente. Invece il 24 a che ore si narra?
Assenzio. Presente. Paterino. Assente. Sardone. Presente. Morelli. Morelli c'era. Entrano Acito e... Entrano Acito e Paterino. Morelli assente. C'è Morelli, c'è Morelli. Presente. Presente. Leonetti. Presente. Fiore. Presente. Cotugno. Assente. La Macchia. Assente. Morea. Presente. Tosto. Presente. Perniola. Presente. Angelino. Presente. Tortorelli. Assente. Vizziello. Presente. Toto. Presente. Andrea. Assente. Caputo. Assente. Antezza Carlo. Assente. Manuello. Presente. Cosola. Assente. Mazzilli. Assente. Pedicini. Presente. Nicoletti. Assente. Rosmarino. Presente. Entra Tosto. L'avevamo già dato presente, no? L'avevamo già dato, sì, presente. Era già presente. Sì, sì. Con 28 presenti riprendiamo il consiglio. A seguito della riunione dei capigruppo vi comunico la decisione che è stata presa leggendo il regolamento. Il regolamento non prevede alcuna discussione su argomenti non posti all'ordine del giorno. Il consigliere Acito chiedeva di parlare per fatto personale. La procedura del fatto personale è questa. Il consigliere può ottenere la parola per fatto personale quando si ritenga ingiustamente censurato o accusato di fatti non veri o di opinioni non espresse. In questo caso il consigliere deve sommariamente dar conto degli elementi su cui si fonda il fatto personale e il presidente decide se sussista o meno. Per cui ci può dire in che cosa si sente leso, consigliere? Grazie presidente. Se andiamo a risentire l'intervento del collega Sardone, quando cita la lista Stella come uno dei soggetti... Consigliere Sardone, chiedo scusa, me lo può portare qua perché devo valutare se le cose che... Presidente, però mi deve far parlare. Vabbè, sì, la te la faccio parlare, ma devo anche valutare, per cui voglio capire se quello che dice... Silenzio, dopo che ho parlato mentre sto parlando. Guardi, consigliere, non ha bisogno di avere questo atteggiamento. Se vuole parlare, può parlare, prego. Grazie, presidente. Nell'intervento dell'ingegner Sardone... Atteso che l'intervento dell'ingegner Sardone segue l'intervento della segretaria provinciale dell'IDV che sui giornali ha minacciato querele a chi aveva preso posizione nei confronti del consigliere Paterino, nell'intervento, ripeto, che è stato letto oggi in consiglio comunale, viene citata la lista Stella come uno degli artefici, fra virgolette, di quella che è l'azione spropositata di invasione di campo di un partito o di una lista rispetto a un altro partito. Credo che questa sia una motivazione fondata per un intervento per dimostrare a difesa della lista Stella che non c'è nessuna invasione di campo ma una posizione legata esclusivamente a quella che è la democrazia all'interno di questo Consiglio Comunale. Se ritiene questa una giustificazione plausibile, continuo. Se non la ritiene, me lo dica che mi fermo. No, guardi, se io non la ritengo plausibile, poi decide il Consiglio se è plausibile o no. Per essere chiari, lei vuole parlare per fatto personale perché deve dire se il Presidente Stella ha deciso in maniera autonoma se mettere oppure no l'assessore alla provincia. Di questo dobbiamo parlare in Consiglio Comunale? No, assolutamente. E quindi quale? Perché la lista Stella, cioè io che rappresento la lista Stella insieme ad altri due consiglieri in questo Consiglio Comunale, avremmo... Secondo le dichiarazioni del consigliere Sardone ha adottato un'invasione di campo, cioè siamo entrati nel merito di quelle che sono le azioni interne di un partito. Io ritengo che questa lettura sia una lettura non corretta, per cui voglio solo ribadire un concetto fondamentale. Credo che la democrazia in questo Consiglio Comunale non possa essere esautorata rispetto a un atteggiamento oligarchico di chi vuole costringere un consigliere che non ha la stessa opinione, e questa è la dimostrazione di quello che è accaduto in questo Consiglio Comunale, all'interno della lista Stella,
che tutti conoscono, quando ha vissuto delle diatribe interne, nessuno si è mai sognato di cacciare nessuno, nessuno si è mai sognato di togliere le commissioni a nessuno, ha vinto comunque la logica del confronto e della democrazia, e poi liberamente la gente è andata via senza che è stata cacciata. Questa esperienza, questa coerenza della lista Stella, noi abbiamo cercato di esplicitarla in questo Consiglio Comunale, perché vogliamo evitare che gente eletta dal popolo, che oggi si chiama Paterino, domani si potrebbe chiamare Acito, si potrebbe chiamare Massenzio Sardone, in questo Consiglio Comunale chi rappresenta o chi rappresenta la collettività e ha portato i voti in questo Consiglio Comunale ha il diritto di partecipare alle commissioni, e neanche la valutazione che tutti sono liberamente... A tutti è liberamente perché concesso di partecipare. Finisco. Lo sta già facendo finisco. Se a tutti è concesso di partecipare alle commissioni liberamente, per chi deve acquisire l'autorizzazione dell'ente per cui lavora, per cui senza l'autorizzazione non può partecipare, è matematico che gli viene preclusa la possibilità di partecipare alle commissioni a prescindere dai gettoni di presenza. Grazie. Considerato che l'ha già fatto, o deve dire altro? Andrei avanti col consiglio, considerato che ha già fatto l'intervento. Vabbè, andiamo avanti col consiglio. Legge 179 del 92, intervento di edilizia residenziale pubblica nei rioni Sassi, approvazione e modifica programma. Illustra la proposta il presidente della commissione, il consigliere Trombetta. Prego, presidente. Sì, grazie Presidente, un saluto al Sindaco e signori della Giunta. Allora, cari colleghi, il provvedimento che oggi è all'attenzione del Consiglio Comunale è un provvedimento che parte da lontano. Chi ha seguito le vicende degli antichi rioni Sassi, sia da consigliere ma anche da libero cittadino, conosce bene quella che è per tutti è la legge 179, cioè il ripristino di alcuni comparti importanti dei Sassi attraverso di un finanziamento destinato a residenze pubbliche. È un provvedimento che parte nel lontano 1995. Io mi sono appuntato alcune informazioni per poter dare una corretta esposizione di quello che sono stati i vari passaggi non soltanto amministrativi ma anche tecnici della pratica, e quindi per poter avere una ricostruzione reale e soprattutto per poter esprimere anche, diciamo, a chi non fa parte della commissione di avere la possibilità di poter esprimere un voto sereno rispetto a quello che è l'atto che andremo ad approvare. Quindi la commissione lavori pubblici ha lavorato su questa pratica, coadiuvato naturalmente con gli uffici competenti, l'architetto Gandhi in particolar modo, con l'assessore Ina Macaione che è stato elemento di supporto, vista anche la sua professionalità rispetto ai lavori della commissione, e si è espressa, diciamo, all'unanimità, anche se io non escludo che pur ci possano essere interventi, soprattutto da parte di consiglieri con competenze tecniche specifiche, che possano in un certo qual modo emendare o comunque anche esprimere un contributo diverso da quello che è mio personale, che naturalmente è a favore della pratica. Allora, poniamo oggi al varo quindi dell'azione del Consiglio Comunale un provvedimento di grande importanza, in grado di valorizzare il tessuto urbano degli antichi rioni Sassi e soprattutto di intervenire in una materia di estrema delicatezza ed interesse per la città, quale è quella dell'edilizia popolare. Si tratta di un'azione intrapresa dalle amministrazioni che ci hanno preceduto. Consigliere Paterini, non voglio disturbare il suo parlare con il collega, però insomma, se lo fa da un'altra parte forse è meglio. Si tratta di un'azione intrapresa dalle amministrazioni che ci hanno preceduto e intrapresa con la nota numero 5459 del 12 ottobre 1995, con la quale la Regione Basilicata, esattamente il Dipartimento Assetto del Territorio, comunicavano che il Consiglio regionale, con delibera numero 38 del 4 agosto 1995, aveva riapprovato il programma pluriennale 1992-1995 di interventi di edilizia residenziale ed approvato in contemporanea anche quello di attuazione 1992-93.
È inoltre importante ricordare la determinazione numero 3 del numero 693 del 2002, con la quale si approvava il progetto esecutivo dei lavori relativi alla realizzazione di 72 alloggi inseriti nel programma di intervento di edilizia residenziale pubblica per il recupero del patrimonio edilizio esistente nei rioni Sassi, dell'importo complessivo di 9.168.121 euro. Finanziamento interamente di carattere regionale con provvidenze della legge 179/92. In seguito la Giunta Comunale, con atto proprio, per problematiche scaturite durante l'esecuzione dei lavori e riconducibili alla peculiarità dei siti, sulla base di apposite relazioni redatte dalla Direzione dei Lavori, stabiliva di proporre una modifica al programma. Tale modifica era approvata dalla Giunta Regionale di Basilicata con delibera numero 1984 del 22 dicembre 2011. Tale delibera consisteva in che cosa sostanzialmente? In una riduzione degli alloggi di edilizia popolare da 72 a 40 alloggi, naturalmente mantenendo però la stessa dimensione di intervento a livelli di metri quadri ed andando a destinare una parte di quelle zone che erano inizialmente destinate ad edilizia popolare ad attività commerciali ed artigianali. Tale atto è stato successivamente approvato dal Consiglio regionale nei termini appena descritti. Da quanto emerge si comprende come sia stato necessario avviare un lavoro di profonda revisione di quanto deliberato, proprio a seguito sia dei tempi che hanno interessato l'intera vicenda, ma soprattutto in funzione di quelli che erano i siti che erano stati individuati per appunto, la realizzazione degli alloggi popolari. Non dobbiamo dimenticare infatti che molti di questi siti erano in realtà delle vere e proprie grotte in cui non era possibile avere proprio il diritto di abitabilità e quindi di conseguenza non sarebbero mai potuti diventare degli alloggi destinati ad abitazione. A distanza di 20 anni, quindi, sulla base del lavoro compiuto dagli uffici comunali e regionali, nel rispetto delle cifre disponibili che non possono essere aumentate, ma che sono praticamente quelle che erano state destinate inizialmente, si è quindi arrivati ad un accordo di variante che prevede quindi una riduzione dai 72 alloggi previsti inizialmente agli attuali 40. Essenzialmente quindi si tratta di una variante diciamo del piano di intervento così come previsto dalla legge che aveva approvato a suo tempo il finanziamento. Oggi che cosa siamo in grado di fare con questa approvazione? Sicuramente saremo in grado di dare un nuovo slancio all'azione di recupero degli antichi rioni Sassi. Io non mi appassiono a quello che è l'aspetto prettamente tecnico o economico dell'intervento, perché non sto lì a giocare sulle cifre, anche perché non credo che spetti al Consiglio Comunale questo ruolo. Io credo che a noi tutti spetta invece il compito di avvallare un'azione che alla fine può far ripartire una nuova economia, ma non soltanto un'economia, ma anche un recupero sostanziale di comparti importanti dei Sassi. Quindi auspico diciamo, un dibattito propositivo su questa pratica e naturalmente confidando nel buon senso di chi ha lavorato in commissione, ma anche chi oggi per la prima volta affronta la pratica qui in Consiglio Comunale, di affrontare naturalmente fuori da qualsiasi limitazione e soprattutto di preoccupazione di carattere anche economico, perché qualcuno nei giorni scorsi si è avventurato ipotizzando ripercussioni della Corte dei Conti e di quant'altro. Io credo che la garanzia rispetto a questa pratica e anche nell'approvazione della delibera da parte della Regione Basilicata, che di fatto è l'ente erogatore dei finanziamenti. Quindi questo ci conforta anche rispetto alla capacità e possibilità di spesa che l'amministrazione comunale di Matera avrà per questo intervento. Grazie. Grazie Presidente Trombetta. Ci sono interventi? Prego, consigliere Acito. Io volevo non poi riprendere quella che è stata la discussione nella commissione, anche abbastanza animata come discussione, perché il tema è molto delicato, che affonda nella notte dei tempi. Questo finanziamento è dal 2002, quindi siamo a 12 anni, con tutte le complicazioni che comporta un intervento complesso nei Sassi come questo, perché
già di per sé qualsiasi intervento progettuale nei Sassi ha scontro le difficoltà dell'imprevisto, dell'imprevedibile. 2002 era il progetto esecutivo del 2002, ecco perché. Perché io parlavo i tempi fra il progetto esecutivo e l'esecuzione del lavoro, ho un taglio purtroppo minimamente tecnico, quindi parlavo della difficoltà di redigere il progetto nel 2002, di metterlo in esecuzione nel 2012. Questi 10 anni che non sono passati inosservati sono stati ulteriormente aggravati dal degrado che ha interessato i Sassi nel frattempo. Per cui, e questa è stata la discussione fatta in commissione, la difficoltà già di prevedere in sede progettuale un intervento a macchia di leopardo con una serie di difficoltà legate alla impossibilità a volte di procedere a un rilievo dettagliato delle aree ha comportato necessariamente una deficienza in termini, consentitemi il termine, positivo, di informazioni necessarie per redigere un vero progetto esecutivo. Poi in corso d'opera, quando si va materialmente a metterci le mani, a capire le difficoltà e quello che è accaduto nei 10 anni passati, è chiaro che lo stato dei luoghi ha modificato ulteriormente, per cui il progetto originario ha subito delle modifiche sostanziali. Perché faccio questa riflessione? Perché io capisco benissimo anche la difficoltà nella gestione della direzione lavori che, dove aveva appaltato un'opera con un progetto già datato, si ritrova in corso d'opera con situazioni statiche che sono cambiate perché i crolli sono dietro l'angolo e quindi le condizioni del recupero e le priorità dell'intervento di recupero nei Sassi hanno spostato la gerarchia da interventi di riqualificazione e di ripristino a interventi di consolidamento statico, il che ha modificato nettamente l'obiettivo originario dei 72 alloggi che poi in corso d'opera, perché le somme sono rimaste inalterate, perché l'impresa aggiudicataria ha offerto un ribasso abbastanza difficile da reggere nell'imprevedibilità dei lavori nei Sassi e soprattutto per le modificate condizioni strutturali che ha subito tutto l'intervento. E quindi il passaggio dai 72 ai 40 alloggi è, se vogliamo, un passaggio fisiologico di chi prevede sulla carta un intervento e poi in corso d'opera si accorge che quelle somme non sono più sufficienti. Però, lo dicevo in commissione e questo lo ribadisco anche in questo Consiglio Comunale, c'è un vantaggio in tutto questo, che sommando le aree destinate ad abitazione con quelle destinate a superfici non residenziali, in totale recuperiamo 10.000 metri quadrati, il che comunque, letto in maniera asettica, è come se abbiamo tolto dal degrado 10.000 metri quadrati nei Sassi con le stesse cifre, solo che abbiamo spostato le destinazioni d'uso dal 60% di superficie utile residenziale al 40% non residenziale, abbiamo invertito il tutto, ma come obiettivo che deve porsi un consiglio comunale abbiamo recuperato al degrado 10.000 metri quadrati. Fra l'altro i problemi immagino che ci siano con le imprese appaltatrici che hanno fatto richiesta di una riserva abbastanza significativa, credo per 800.000 euro, perché lo stato dei luoghi ha subito delle modifiche dall'appalto all'esecuzione dei lavori, per cui si sono trovati a dover pulire una serie di cavità o di interrati dei Sassi da macerie o da rifiuti speciali, il che ha comportato una tegola sulla testa di chi ha dovuto condurre in porto una situazione di questo tipo. Questa è una premessa, se vogliamo, tecnica ma soprattutto asettica da qualsiasi condizionamento. La riflessione che facevo in commissione è che se fosse stato redatto già oggi la perizia di variante, oggi ci avremmo la certezza di avere 42 alloggi e 7.400 metri quadrati di superfici non residenziali. In realtà oggi siamo ancora nella fase dello studio della perizia di variante, quindi non abbiamo la certezza che gli alloggi diventeranno 42, ma potrebbero subire delle ulteriori fluttuazioni perché nella redazione della perizia di variante escono fuori delle voci che in questo momento non si è in grado di valutare. Quindi la proposta che facevo in commissione, e vedo anche che gli atti della commissione sono citati nella premessa della delibera, chiedevo di redigere la perizia di variante per avere la certezza che fossero veramente 42 gli alloggi che andiamo a recuperare, perché oggi è più una dichiarazione di intenti, qualcuno l'ha chiamato una variante urbanistica, ma
Ma qui stiamo in un pieno intervento di lavoro pubblico, per cui parlare di variante urbanistica con un appalto aggiudicato, con un'impresa che ha già incassato gli stati di avanzamento, con uno stato dei luoghi che è stato modificato notevolmente rispetto al momento dell'appalto, io la proposta che facevo in commissione era di redigere il progetto, la perizia di variante, avere la certezza che siano 42 gli alloggi, perché nell'eventualità che gli alloggi non siano 42, si diventino 41, 43, saremo costretti a tornare in consiglio comunale per riapprovare di nuovo. Quindi chiudo l'intervento dicendo che questa perplessità che chiedevo al direttore dei lavori di sviluppare e di mettere, come dire, metterci nelle condizioni di approvare un programma certo, passava attraverso la redazione della perizia di variante, che mi sembra ad oggi, chiedo conferma all'assessore che non c'è, o al presidente, ah c'è l'assessore, se è stata redatta la perizia di variante abbiamo la certezza di approvare un programma con 42 alloggi e con 7.400 metri quadri di superficie non residenziale. Se siamo ancora nella fase della variante urbanistica, quindi una indefinizione degli alloggi da recuperare, corriamo il rischio di approvare qualcosa che dovremmo emendare al più presto. Grazie. Cito. Ci sono altri interventi? Prego, consigliere Trombetti. Sì, grazie. Solo per informare il Consiglio Comunale, naturalmente ringraziando il consigliere Acito dell'intervento appena terminato, che l'architetto Gandhi ha di fatto assicurato che un controllo in tal senso era stato pure realizzato, anche se non formalizzato ufficialmente all'interno della commissione, che i numeri che venivano fuori da questo controllo erano appunto quelli che sono stati che vengono oggi presentati al Consiglio Comunale all'interno della delibera. C'è anche da ribadire che c'è una nota da parte dell'impresa appaltatrice dei lavori, la quale appunto dichiara che rispetto a questa variazione è disponibile, che nulla ha a pretendere rispetto a quello che sono la variazione che il progetto ha rispetto al progetto iniziale. Non so se questa dichiarazione da parte dell'architetto Gandhi possa soddisfare in questo caso sia l'istanza del consigliere Acito, ma dell'intero Consiglio Comunale, però grosso modo anche dell'assessore che pure aveva sottoposto in commissione il problema all'architetto Gandhi, però a questo punto la pratica arriva così formulata all'interno del Consiglio, spetta a noi eventualmente decidere il da farsi. Grazie. Grazie consigliere Trombetta. Prego sindaco. Sì, grazie presidente, consiglieri. No, relazione del presidente della commissione dà conto della vicenda che purtroppo conoscevamo anche prima che questa amministrazione si insediasse, una storia che si prolunga a causa delle complicazioni che erano insite nell'impianto di questo progetto. Noi dobbiamo sforzarci di realizzare un intervento a cifre invariate, con tutte le aggiunte che il consigliere Acito opportunamente richiamava, a cominciare da quelle che un po' velleitariamente non sono state previste nel progetto e che attengono alla complessità, alla peculiarità dei luoghi, perché quando si apre un'area chiusa da murature, si scopre che bisogna svuotare, che si tratta non di un rifiuto semplice, pur essendo per larga parte macerie, edilizie, comunque sono considerati rifiuti particolari, vanno non solo la complessità dello svuotamento, ma anche quello del trasporto e dello smaltimento. È evidente che andava prevista una dettagliata previsione
progettuale nella fase di impianto, però noi insomma credo che siamo in mezzo a una tenaglia, o riusciamo a spostarci un pochino in avanti o rischiamo di prolungare questa vicenda ancora per anni. Credo che la stessa giunta regionale e poi il consiglio regionale, che è stato chiamato praticamente a deliberare la stessa identica cosa che stiamo discutendo noi, e cioè la modifica del programma, che è tale modifica indispensabile ai fini del procedimento, e per il momento nient'altro. I calcoli effettuati sono in una riduzione consistente del numero di alloggi da realizzare, e credo che alla fine i conti possano tornare. D'altra parte, credo che il Consiglio Comunale deliberi in questo momento l'approvazione della modifica dell'intervento, prende atto sostanzialmente di tutto quello che è stato descritto in premessa e che è stato approvato dalla Giunta regionale e dal Consiglio regionale, che sono tra l'altro che è il soggetto finanziatore e che ha la prima responsabilità rispetto a questo intervento. E a quel punto, certo, una approvazione di un progetto esecutivo, come se, una variante che deve approvare il Consiglio Comunale, non credo, è una delibera di giunta che può essere sufficiente. Credo che sia opportuna l'osservazione del consigliere Acito, dobbiamo accelerare al massimo, però c'è, mi permetto di dire, ci sono atti conseguenziali che possiamo fare solo con questa procedura, mi pare di capire, in maniera tale da poter alla fine realizzare esattamente il risultato auspicato, quello diciamo che almeno anche la Commissione ha auspicato nel valutare questo tema. Io esprimo, come dire, l'auspicio qui che possiamo almeno fregiarci, diciamo, come Consiglio Comunale, come amministrazione, del risultato di aver evitato una situazione, diciamo, di perdita di un finanziamento che risale, quando io dicevo all'ingegnere Acito, 92, perché il programma è 92-95, la Regione in quel periodo assegnò il finanziamento al Comune di Matera. Oggettivamente un periodo così lungo per arrivare a questa definizione è davvero una cosa che stronga la vita anche alle persone dotate di massima salute. Sappiamo che nel frattempo sono passate almeno 6 amministrazioni comunali senza aver ottenuto il risultato. Dovremmo provare a spingere il più possibile per chiudere questa procedura. Grazie Sindaco. Se non ci sono altri interventi, nominiamo gli scrutatori e mettiamo la delibera ai voti. Allora, nomino scrutatori Bianchi, Morea e Mazzilli. Invito i consiglieri a rientrare in aula perché si vota. Procediamo per appello nominale. Poi dobbiamo mettere gli assenti però, dobbiamo mettere gli assenti, sì. Dai, andiamo avanti. Adduce? Favorevole. Antezza? Assente. Alba? Favorevole. Trombetta? Favorevole. Rubino? Favorevole. Cotugno? Favorevole. Tralli? Assente. Assente. Scarola? Assente. Bianchi? Favorevole. Rondinone? Favorevole. Montemurro? Assente. Taratufolo? Favorevole. Paradiso? Favorevole. La Polla? Assente. De Palo? Favorevole. Massari assente. Acito? Favorevole.
Massenzio. Favorevole. Paterino. Assente. Sardone. Favorevole. Morelli. Assente. Leonetti. Assente. Fiore. Assente. Cotugno assente, La Macchia assente, Morea. Favorevole. Tosto. Assente. Perniola. Favorevole. Angelino. Favorevole. Tortorelli. Assente. Vicello. Assente. Toto assente, D'Andrea assente, Caputo. Assente. Dantessa Carlo assente, Manuello. Assente. Cosola. Mazzilli. Assente. Favorevole. Pedicini. Assente. Nicoletti. Rosmarino. Assente. Favorevoli 17, assenti 24, non c'è il numero legale. Con 17 voti favorevoli e manca, con 24 assenti manca il numero legale, dichiaro sciolta la seduta. Andiamo in seconda convocazione mercoledì e vengono invitati tutti gli assenti, presenti invece si hanno già per convocati. È così la convocazione. È così la convocazione, è mercoledì.